benvenuto oggi in questa bella giornata di festa, anche il sole e il tempo ci aiuta. Ovviamente il finale non possa che essere alla clinica di San Martin che ci ha accompagnato. Siamo qui col sindaco di Aosta, Fulvio Centos, finalmente sono finiti i lavori di riqualificazione di una delle piazze più importanti di Aosta, il risultato è quello che vediamo qua oggi. Che cosa è stato fatto, insomma, dall'amministrazione comunale in collaborazione ovviamente con la regione per rendere possibile tutto ciò? Beh, intanto è stato importante reperire i finanziamenti da parte dell'amministrazione precedente e si è impostato un progetto di ristrutturazione importante di due piazze storiche di Aosta come Piazza Roncas e Piazza della Cattedrale. Poi c'è stata tutta la fase di lavori che sono stati oggettivamente lunghi e sulla quale qualche responsabilità anche dell'amministrazione c'è e non ci possiamo nascondere, però credo che alla fine l'attesa ne valga la pena perché la piazza è venuta veramente bella. Le proprie competenze istituzionali, in particolare per quanto riguarda il compito istituzionale del... Allora, responsabile del patrimonio archeologico della Regione Valle d'Aosta, ci può spiegare in poche parole, insomma brevemente, quali interventi sono stati messi in atto per riqualificare questa bellissima piazza? Assolutamente sì. Intanto siamo in una piazza di un centro storico e normalmente nel centro storici c'è una stratificazione archeologica di tutto rispetto importante, specialmente in una città come Aosta che nasce in epoca romana nel 25 a.C. L'idea era quella di andare ad indagare preventivamente quello che c'è al di sotto di questo piano per fare in modo che le risultanze potessero essere raccontate ai cittadini. Questo è il concetto essenziale. Attraverso l'indagine preliminare archeologica noi diamo gli elementi per poter capire ai cittadini cosa è successo in questo luogo durante i secoli a partire dalla romanità. Il risultato è quello che vediamo oggi, come è stato organizzato, diciamo, ora che lo vediamo finito? Il risultato è quello che vediamo oggi, naturalmente con elementi che affiorano dal sottosuolo e naturalmente tutto viene raccontato attraverso questi pannelli didattici che raccontano proprio la sequenza stratigrafica e la storia di questo sito. Allora, Valerio Lancerotto, finalmente l'inaugurazione di una piazza importante qui ad Aosta, ci è voluto del tempo ma insomma ce l'avete fatta, l'amministrazione comunale oggi può dirsi soddisfatta. Lei oggi ha parlato di restituire finalmente una piazza ai cittadini di Aosta. Sì, siamo molto soddisfatti di questo risultato, non ci dimentichiamo naturalmente chi ha dato il via a questo progetto, che è la giunta comunale precedente, dunque le ricordiamo molto volentieri, naturalmente assieme all'amministrazione regionale che ha finanziato con la legge Aosta Capitale questo intervento e anche diversi altri interventi nella città. Naturalmente oggi inauguriamo una piazza, siamo felicissimi di questo, la riconsegniamo ai nostri concittadini. Noi abbiamo voluto costruire una piazza vera, concreta, reale, non un luogo virtuale. Abbiamo voluto costruire un luogo in cui le persone si possono nuovamente incontrare, vedere, toccare, abbracciare. Per stimolare che cosa? Per stimolare il coinvolgimento delle persone, la loro partecipazione, proprio la voglia di stare insieme. E anche per invogliare le persone a entrare in gioco proprio in prima persona, senza limitarsi a fermarsi sul balcone e magari giudicare chi prova invece ad impegnarsi. Ecco, questo per noi è molto importante, questo senso di appartenenza, riconoscendosi in una storia, in valori condivisi, riappropriandoci anche di quella che è la nostra identità, un'identità di una città alpina che troppo spesso dimentichiamo che sia così, e riappropriandoci del nostro patrimonio, credetemi, lo sappiamo tutti ma dobbiamo ricordarcelo una volta di più, unico al mondo. Basta guardarsi intorno, basta rendersi conto su che cosa stiamo calpestando, basta guardare le montagne che ci circondano, dobbiamo valorizzare questo. Ecco, se noi sapremo fare questo da qua in futuro non saremo mai vittime di nessuno, ma saremo sicuramente invece protagonisti del nostro destino, saremo gli artefici del nostro futuro. Grazie mille. Prego.